Belli regà, bentornati in questo nuovo video. Scusate, era un po' che non facevo video, però adesso ricominciamo a farli. Fatemi sapere come state lasciando un bel commento qua sotto. E soprattutto, regà, dovete fare tre cose importantissime perché sono proprio importanti. La prima, appunto, è di andare a lasciare un bel mi piace a questo video. La seconda, ancora più importante, è di iscrivervi al canale perché voglio arrivare ai 20.000 iscritti il più presto possibile. E la terza, ragazzi, è di andarmi a seguire sui miei altri social, ovvero Instagram, dove mi chiamo giannove_basso. Trovarmi è molto semplice, voglio arrivare ai 40.000 follower entro l'inizio dell'estate. E anche su TikTok, dove voglio arrivare ai 300.000 followers entro la fine dell'anno. So che possiamo farcela. Detto questo, visto che di solito tutte le persone skippano la intro, voi che state vedendo questa parte, che vi amo tantissimo, commentate con hashtag RealFan, raga. Tutti quelli che commenteranno con hashtag RealFan riceveranno il cuoricino. Madonna, raga, che capelli, mamma mia. Belli, raga, e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avrete letto al titolo, vi farò vedere delle chat. E sì, non sono molto positive, però vabbè, ci arriveremo tra poco. So che molti di voi stanno vedendo questo video perché hanno visto prima il video su TikTok. Quindi, se venite prima da TikTok, lasciate un bel mi piace. Purtroppo, come avrete visto dal TikTok e appunto dal titolo, mi sono dichiarato a crash. Però ci sono stati dei piccoli problemi tecnici, infatti non sono stato molto bravo. Però ci sono stati dei piccoli problemi tecnici e quindi ci sono state delle complicazioni. E come avrete già detto dal titolo, non è andata molto bene, però adesso vi farò vedere tutte le chat. Ma vi dico subito che se lascerete un sacco di like a questo video, andrò a riprovarci con Crash, quindi vi consiglio di lasciare tanti like. Però adesso vi faccio vedere subito le chat. Oh, ok, iniziamo. Vabbè, io ieri, raga, ho tentato un banalissimo approccio, il più classico, gli approcci. Vabbè, perché comunque io e lei già parlavamo da parecchio, quindi cioè ci sono amico. E quindi gli ho scritto: "Ehi Ali, che fai?" E lei mi ha risposto in un modo, diciamo, come dire, non molto entusiasta. "Sto facendo un PowerPoint, ma grazie mille della notizia." E io, diciamo, per continuare ad intrattenere un po' la conversazione, le scrivo: "Ah, stonks." "E su che lo fai?" E lei mi risponde: "La dinamica." E poi mi risponde: "La dinamica." Cioè, aveva paura che non la capissi. Vabbè, poverina, lei è un po' stupida, la possiamo capire. E poi mi dice: "Mi sta avvenendo una bomba." Io mi immagino il PowerPoint che gli scoppia letteralmente. Allora poi io inizio a passare alle cose serie, giustamente, gli faccio: "Vabbè, senti, lascia stare il PowerPoint, ti volevo parlare di una cosa." E qua, diciamo, come potete vedere, la conversazione inizia a farsi delicata, no? E lei mi risponde: "Ora." "E no, ma dai, quando? Te lo sto dicendo ora, quando te ne devo parlare? Domani?" Io gli faccio: "Sì," con la faccina quella tutta triste, che è la mia faccina preferita, letteralmente, è bellissima. E lei mi fa: "Dai, va bene, dimmi." E io, raga, mi stavo a vergognare tantissimo, e infatti gli ho detto: "Boh, è un pochetto strano dirti certe cose. Raga, non potete capire il cringe." E infatti lei mi dice: "Dovrebbe occuparmi." E infatti io ho risposto: "Molto." "Senti, lo so che non abitiamo vicini, con la faccina quella timida così, però stai diventando la mia crush." Proprio così, direttissimo, raga. Non so se è stata un'idea molto stonks o no, però non ha funzionato. E lei mi manda subito le faccine pure lei, quelle tristissime e brutte. E qua già ho capito che la situazione non stava prendendo una buona piega, assolutamente. E infatti io gli ho mandato un punto interrogativo, cioè dammi delle spiegazioni. Però gliel'ho mandato dopo un po'. E sempre dopo mezz'ora mi ha fatto aspettare mezz'ora soltanto per dirmi: "Ma davvero dici?" "No, ma dai." E infatti io ho risposto: "Sì, ero proprio così, ragazzi, ero proprio tristissimo." Fino a quando lei mi dice: "Ma che stai a dire?" È stata davvero una cosa tristissima. Tant'è che io gli ho risposto: "È vero, cioè devo mantenere alto il livello d'attenzione, devo dargli importanza, quindi proprio quello è vero era giustissimo in quel momento." E dopo questo "è vero", appunto, lei ha risposto: "Ah, e boh, non so che dirti. Grazie mille." E io gli ho risposto: "Ottimo, cioè davvero è andata proprio come previsto." E lei poi mi ha mandato uno sticker con scritto: "Velo pietoso." Cioè, ci stanno due omini che stanno stendendo un velo pietoso. Vabbè, raga, quindi il primo tentativo è andato malissimo. E state tranquilli, continueremo ad importunarla. Però, per continuare a farlo, vi chiedo 1.000 like a questo video. Se arriviamo a 1.000 like a questo video, ci sarà un secondo episodio in cui ci riproveremo. E chissà che la prossima non sarà la volta buona, o sarà ancora più fallimentare. Sta soltanto a voi decidere se scoprirlo o no. Se volete scoprirlo, basta lasciare un bel like. Vi ricordo, come sempre, che dovete iscrivervi al canale e seguirmi sui miei altri social. Detto questo, bella, raga, noi ci vediamo al prossimo video.